Ascoltate da Tatti a Pelle Fresca, proprio qui a San Costantino. Allora, andiamo con la bici più vecchia, Raffaele Mancuso, che mi hanno detto che assente. Ritira il premio l'associazione, qualche membro dell'associazione. Il Francesco Pio Ferrano. Vieni Francesco, ammazza che viste. Spazio su questo palco per fare la premiazione. Noi le nostre foto le vogliamo esporre durante la serata, le quattro serate della festa di San Rocco, perché abbiamo la possibilità di farle vedere ad un pubblico maggiore, quindi per noi è una cosa molto positiva e devo dire che il comitato ha sempre risposto positivamente alla nostra richiesta. Niente, quest'anno siamo arrivati alla seconda edizione del concorso fotografico Fotografo e Riscopri San Costantino. Rispetto all'anno scorso abbiamo qualche novità, non sono mancati anche per noi gli inconvenienti, perché purtroppo a causa di alcuni problemi tecnici ieri sera abbiamo dovuto esporre delle foto che non erano stampate al meglio delle nostre possibilità, però oggi abbiamo fatto più che abbiamo potuto per cercare di porre rimedio a questo problema e sono contento se siamo riusciti ad allestire un set di fotografie sufficientemente buono. Io direi di iniziare con la presentazione, la premiazione, a partire dalla categoria elaborazione digitale dell'immagine. Noi anche quest'anno ci hanno aiutato, abbiamo costituito una giuria composta da fotografi professionisti e fotoamatori esperti che hanno visionato le proprie fotografie digitalmente sul proprio computer e hanno inviato la loro scheda di valutazione. Quindi abbiamo
Salutiamo la Pugliese responsabile, sono nati nel 2010, sempre qui a San Costantino Calabro, accomunati da una grande passione, da un gruppo di amici con la passione e le tradizioni naturalmente dei giganti, quindi vi facciamo entrare. Lasciamo un po' di spazio. Rosa e Collino. Signori, li accogliamo con un grande applauso, l'applauso della piazza. Ricordiamo i 3 minuti di tempo.
precisi come un orologio svizzero. Grazie a Matt, grazie a Rosa e Collino, passiamo a Tony. È vero, uno dei partecipanti che venga a ritirare l'attestato. Intanto facciamo preparare la seconda coppia, Mata e Grifone, che arrivano da San Costantino di Briatico. Sta arrivando la seconda coppia, Mata e Grifone, loro arrivano da San Costantino di Briatico, nella persona di Petracca Leo, sono nati nel 2012. Thank you.
E scatta l'applauso per la seconda, terza coppia. No, la seconda. Intanto vi facciamo preparare la coppia numero 3, Rocco e Titina, i giganti da Avena. Loro arrivano da Avena Superiore, salutiamo il responsabile Francesco Cocchianella. Il nostro gruppo, dicono, è nato per la passione della riscoperta delle nostre tradizioni nel 2007. Sono nati a Avena Media, in provincia di Valencia, in compagnia di un gruppo di amici e per la stessa passione in comune. Facciamoli entrare. La coppia numero 3, Rocco e Titina, che salutiamo. Attualmente c'è sempre la consegna dell'attestato. E intanto si prepara la coppia numero 4. Sono sempre Rocco e Titina, i giganti da Avena 2. Loro arrivano da Avena Superiore. Naturalmente ringraziamo sempre Francesco Cocchianella. Il gruppo è nato sempre nel 2007 e naturalmente accomunati con degli amici della stessa passione, quindi la coppia numero 4 della nostra arena. Thank you.
numero 4. 3 minuti anche per voi. Salutiamo anche la coppia numero 4, naturalmente ritirate sempre l'attestato, e si prepara la coppia numero 5, loro si chiamano Mata e Grifone, arrivano da Arzona, è responsabile Salvatore Finocchi, sono nati nel 94 ad Arzona, il gruppo è nato per la passione di suonare in compagnia e richiamare una delle più antiche tradizioni popolari. Naturalmente vi ricordo sempre lo stand alle vostre, alle vostre spalle. Thank you.
arrivata il grifone, facciamo uscire con un applauso loro. Arrivano da... arrivano da zona, perfetto. Andiamo, facciamo preparare la coppia numero 6, si chiamano sempre Mata e Grifone, arrivano da Mesiano, fatemi salutare Monteleone e Domenico. Sono nati nel 2001. Allora dicono, per passione mia e di mio fratello, che già pensate all'età di 8 anni avevamo i nostri primi giganti. Con il passare del tempo la passione cresceva sempre di più, abbiamo deciso di crearne un paio in regola d'arte, li facciamo entrare. Eccoli Mata e Grifone che arrivano da Mesiano. Adesso facciamo preparare la coppia numero 7, poi ricordiamo a tutti, a tutte le coppie, che ci sarà l'ultima ballata, quella con tutte le 14 coppie. Allora, loro arrivano, sono i giganti di Coccorino, arrivano naturalmente da Coccorino, ringraziamo Graziano Corigliano, il responsabile, il gruppo è nato da circa 5 anni, sempre a Coccorino, accomunati da una passione per i giganti, li facciamo entrare.
Ringraziamo la coppia numero 7, naturalmente aspettate sempre per il ballo finale. Allora, si prepara la coppia numero 8, loro sono i giganti, due professori carnovali, due. I due, poi facciamo il primo. Arrivano da San Gregorio di Ippona. Salutiamo i fratelli Carnovale, loro sono attivi da 2 anni. Sono stati costruiti in resina seguendo un progetto storico. Lui è un principe arabo e i vestiti e l'aspetto ne sono la testimonianza. Lei rappresenta la tipica donna calabrese mora con i vestiti colorati e sono i più alti della provincia. Per l'altra coppia. Perdonatemi. Allora, creati da Gregorio Carnevale a 12 anni, lui rappresenta il moro, ha una parte, ha una particolarità.
giganti di San Gregorio di Ippona. Ricordiamo che sono stati creati da Gregorio Cannevale a 12 anni. Lui rappresenta il Moro e ha una particolarità: è l'unico ad avere un cappello e il sigaro, e rappresentano la tradizione calabra, e sono stati costruiti in cartapesta seguendo la tradizione. Andiamo con i giganti sempre di San Gregorio di Ippona, i giganti dei professori Carnavali 2, la vendetta, da 2 anni, costruiti in resina seguendo il progetto storico. Li facciamo entrare. La seconda coppia dei giganti du professori Carnavale che arrivano appunto da San Gregorio di Ippona. Allora, andiamo con la decima coppia, si preparino Re Riccardo ed Anastasia che arrivano da Porto Salvo. Salutiamo e ringraziamo Felice e Napoleone, loro sono nati, ne pensate, nel 1990, naturalmente a Porto Salvo, dove dicono proveniamo da una tradizione popolare tramandata da generazione in generazione. Quindi ringraziamo San Gregorio e facciamo entrare i giganti di Porto Salvo. No, no.
10 Re Riccardo ed Anastasia, grazie. Allora, naturalmente ricordiamo tutte quante le 14 coppie alla fine per la ballata finale. Facciamo entrare ancora Re Riccardo ed Anastasia 2, sono sempre di Portosalvo e sono sempre nati nel 1990. No, no, pardon, la 11, perfetto. Ringraziamo la coppia numero 11
e facciamo entrare la coppia numero 12, i giganti di Santa Domenica. Naturalmente arrivano a Santa Domenica, salutiamo il responsabile Antonio Di Costa. Loro sono nati il 1° maggio 2012, grazie alla passione che fin da piccoli li ha accompagnati nella loro crescita e hanno realizzato questo desiderio, scrivono, tambureggiante. Facciamoli entrare! Allora, ricordiamo, prima di tutte le coppie che balleranno, tutte le 14 coppie, ci saranno tutti quanti i tamburi con un'altra esibizione. Salutiamo Santa Domenica di Ricadi, i loro giganti, grazie. E facciamo preparare la coppia numero 13, il principe dei giganti. Loro arrivano da Vena Media, salutiamo Lo Preiato Salvatore. Loro sono nati nel 2000 per una passione verso i giganti. Facciamo preparare, grazie. Volevo invitare i presenti, quelli che sono sul palco, tra poco di scendere perché ci sarà lo spettacolo pirotecnico, grazie. Ciao.
scena di viola di sbaglio.